Vibonese Val di Sangro, ecco quando un monologo rischia di trasformarsi in una beffa. Una partita dominata dal primo all'ultimo minuto finisce solitamente con una vittoria. Così è stato a Luigi Razza, ma prima di alzare le braccia al cielo, Ruscio e compagni hanno dovuto attendere 97 minuti di interminabile sofferenza. Colpa delle troppe occasioni da gol sciupate a due passi dalla porta o dell'arbitro Ronchi di Caltanissetta. Merito, e questo va anche sottolineato, del portiere abruzzese Ameltonis in giornata. Giornata di grazia. Così, una partita che poteva essere stravinta è stata vinta dalla Vibonese di stretta misura, grazie a questa prodezza. La firma è di Giuseppe Polito, i commenti superflui. Grazie all'ex capitano della Primavera del Palermo, la banda Calfano torna al successo dopo un digiuno di 4 giornate e un'astinenza da gol di quasi 300 minuti. Il tecnico siciliano opta per il 4-4-2 con Tawa al fianco di Mastrolilli. Si vede subito una Vibonese arrembante. Di Mauro ci prova nel giro di appena 3 minuti con due conclusioni dalla distanza, preludio al gol del vantaggio che arriva all'ottavo, e la perla di Polito merita di essere rivista. Gol fantastico e Vibonese in vantaggio. 3 minuti dopo alza bandiera bianca Melis per una sospetta contrattura. Al suo posto si rivede Di Stani. Al 24esimo la Vibonese sfiora il raddoppio con assist filtrante di Pirrone che libera Mastrolilli. Ameltonis gli nega la gioia del gol e inizia il suo festival delle parate possibili e impossibili. La Val di Sangro risponde con due girate di Del Grosso che mettono un po' i brividi al pubblico di casa, ma finiscono sul fondo. Decisamente più pericolosa la formazione in maglia rossoblu. Prima dell'intervallo si rinnova il duello Mastrolilli Ameltonis con l'attaccante che chiama il portiere in causa in altre due circostanze. Il raddoppio non arriva, nemmeno in apertura di ripresa, quando Ruscio fa tutto da solo e trova sulla sua strada sempre il numero 1 abruzzese. La Val di Sangro è sola in questa conclusione di Epifani, sulla quale Amabile non si fa sorprendere. Tutto il resto è Vibonese. Al quinto colpo di testa di Tawa al lato, al decimo azione di sfondamento di Mastrolilli, combinazione con Polito e spaccata in aria con palla che finisce tra le braccia di Ameltonis. Al 14esimo punizione di Polito e colpo di testa di Di Mauro, palla fuori di poco. Laddove non arriva il portiere ospite ci pensa Ronchi, che al 34esimo nega alla Vibonese un rigore nettissimo. Poi nel secondo dei 6 minuti di recupero ancora Vibonese e ancora Ameltonis protagonista con due prodezze, prima sul Ruscio e poi sul neoentrato Udirà. Il portiere abruzzese si salva in angolo, in mezzo 8 ammonizioni, alcune delle quali incomprensibili. Il forcing disordinato della Val di Sangro è un po' di sofferenza per i tifosi locali, stavolta però niente doccia fredda, solo gioia, tutta rosso-blu. Blue.